Ecco, uno spettacolo che noi, gente del cinema, invidiamo. Da secoli si replica tutti i giorni e tutte le notti con crescente successo. Per vocazione, Venezia è anche teatro. Ci sono ore in cui i palazzi paiono miraggi sullo schermo del cielo e della laguna. Da questa città la mostra del cinema è stata come calamitata. Il suo palazzo, che ogni anno si corona d'un palpito di bandiere, quest'anno si è anche ingrandito perché la mostra, come dice il suo direttore Antonio Petrucci, ha compiuto 20 anni. Quando è l'agosto, nei loro metallici involucri da viaggio arrivano le pellicole. E i fotogrammi di celluloide sono l'avanguardia dei loro protagonisti in persona. Ecco John Fontaine, veramente a occhi nudi. Poi si metterà gli occhiali neri. Con Dina Sassoli e Calvino, Jacques Cernat. Quali colombe dal disio chiamate, Ginger Rogers e Bergerac sono volati al dolce Lido. Una Venezia nuziale, von Stroheim con la moglie Denise Vernac. Paul Henriet sta sollevando tempeste. Chevalier sorride sottovoce alla raucedine. Un'immobile controfigura di Brigitte Fossé, la trionfatrice di Giochi proibiti. Gestire fotogenico di Jean Marais, la figlia di Gloria Swanson. Virginia Belmont, ovvero le stelle, simpatizzano. Quella volta famosissima accadde una notte. Stavolta accade un giorno, uno degli ultimi del festival. L'espressione di Claudette Colbert è una data luminosa nella storia della commedia cinematografica. Una gondola dove il tempo è moneta. Claude Dauphin studia un copione, mentre la moglie Anne Vernon impara a navigare. Nadia Gray è un capostazione che rende piacevoli le fermate. Va piano e andrà lontano il trenino dell'associazione produttori americani. Ma i suoi passeggeri sognano treni lampo per arrivare alla gloria. Sono gli allievi del centro sperimentale, con la Perbellini, una delle loro maestre. Vallone e Lavarzi leggono il romanzo della Laguna. Sugli autografi della Rossi Drago impareranno a leggere questi ragazzini. Spadaro, protagonista di Cani e Gatti. I gatti ci sono, non cerchiamo altro. Dino De Laurentiis e Signora. Sì, e anche Silvana Mangano. I Bagnanti vivono tra sole e festival, ma i registi non smentiscono le loro abitudini indaffarate. Ha preso un aerotassi, allons, vite, 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 Marc Allegret. Ma i produttori messicani sono costretti al lento andare della gondola perché Figueroa possa fotografare Venezia. Nomi che fanno splendere i titoli di testa, Anatole Litvak, con Sonia e Louis Jourdan. Léonid Mogi. Guardando René Clair si capisce che lo stile è l'uomo. Con Stoppa Camerini, un maestro del nostro cinema, che vorremmo rivedere non solo come frequentatore della mostra. E Paliero con La Large, protagonista della P, con puntini rispettosi. Affrettiamoci a cogliere Blasetti prima che Onorato ce lo riduca in caricatura. Alcuni rappresentanti delle 15 nazioni in gara vogliono assistere all'Olimpiade del cinema. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Mr. Bunker, con la signora, incontrerà al Lido il suo predecessore, James Dunn, in vacanza a Parigi. Li ha preceduti Ojeda, ambasciatore del Messico. E arrivano gli specifici rappresentanti del mondo del cinema, Mr. Yates, presidente della Republic, con l'attrice Vera Ralston, e il direttore generale della cinematografia francese, Monsieur Flo, con Rancati. Ed ecco i nostri, Nicola De Pirro, Eitel Monaco, e Italo Gemini, presidente dell'Agis, e Cilenti. Ma il festival non si vede solo al Lido. Per chi è lontano, le rotative girano i film della mostra nella interpretazione del critico del Corriere, Arturo Lanocita, o di Vittorio Sala, o di Gianluigi Rondio, o di Ermanno Contini. Ma Giuseppe Sala e Villa e Rognoni aggiungono alle ultime parole dello schermo una retrospettiva di quando il cinema era senza parole. Polidor si sposa. Cabirria, soggettista d'annunzio, regista Piero Fosco. La vibrante didascalia ci mette sulla strada. Assunta Spina, con la Bertini e Serena. Non c'è dubbio, topi grigi con Zalamor.
Poi a queste bocche si diede anche la voce e Petrolini cantò. Petrolini ci ha riportati a Roma. Se parecchi erano gli assenti dal festival, le ragioni della loro assenza giustificata le troveremo a Cinecittà o al Centro Sperimentale. Si lavora in tutti i teatri, alla Titanos e agli stabilimenti Ponti de Laurentiis. A Roma nasce il 95% della nostra produzione. Si lavorerà al Centro Incom che sta sorgendo. Si è recuperato il livello massimo, 125 film all'anno e non più roba di consumo casalingo, ma di successo mondiale. Completiamo qui l'appello che Venezia aveva lasciato incompleto. La prima occasione è il film di Mattoli, Cinque poveri in automobile, Walter Chiari che avete visto. Domani è meglio che ci va lui. Lascia che lo stagliamo, domani ci devo andare io. Titina De Filippo ed Edoardo De Filippo. Sogna la laguna Fabrizi. Che cazzo. Altro teatro, la Pampanini sacrifica le sue vacanze veneziane alla scoperta del suo nuovo talento drammatico. E non ai cronisti della mostra, ma ai registi Steno e Monicelli, ecco da parte di Totò e della Padovani due diversi modi di rispondere presente. Ma per raggiungere De Sica, qui con Cassuto della Unitalia, bisognerebbe saltare l'oceano. Ci vediamo domani, eh? Ma non a Venezia, no, 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 Anna. Cervi bisogna ritracciarlo nei suoi giorni londinesi con la Amanda e la Lollo Brigida. Di questa, veramente, e di quest'altra, non avevamo fatto l'appello. Ma l'appello energico e gioioso dei loro primi vagiti trattiene per ora a Santa Marinella Rossellini e la Bergman. Una panoramica che parte dalla Ida e si ferma per tutta la durata della produzione alla casa del giovane Mascagni. Una sposa di quegli anni non lasciava il domicilio per un festival, spiega Carla Del Poggio, e ne chiede conferma a Mascagni, Frené, che le dà ragione per cavalleria. Questo tempio si vuole fosse dedicato alla fortuna virile. Ha scelto bene il posto William Wyler per girarvi gli esterni del film di Gregory Peck, esemplare del moderno fascino maschile. Audrey Hepburn gli contrappone un adeguato fascino femminile. Ancora un teatro che non s'era visto dall'aereo. È la protagonista femminile del film, questo qui. Sì. Le piace di fare la protagonista? Moltissimo. Quanto è protagonista? Beh, ti prego di salutarmi tutti i convenuti a Venezia, il comitato. E quest'anno non ci sono andato, vero? L'altro anno invece. Pure. Chiediamo la collaborazione della nemica per incontrare tra la Dondini e la Cegani Cosetta Greco. Un momento, signorina Greco. Guardi, molta fretta, devo partire per Venezia. Ma a Venezia corrono giorni di trepidazione. Stanno lavorando i membri della giuria, non troppo fotogenici ma intelligenti, Filippo Sacchi, Giuseppe Ungaretti, Sandro De Feo, Mario Gromo e Carlo Trabucco, Enrico Falqui e Fazzini. Lavorano per una sera che scende come tutte le altre, ma rivede la tensione un po' febbrile della prima. Ciascuno ha fatto una scelta dei suoi films preferiti. Aspetta le conferme, teme le smentite della giuria. Ultimi minuti, l'enigma si cela dietro la facciata del palazzo e il leone di San Marco è ancora una sfinge.